Buonasera, bentrovati. Stasera, lunedì 21 marzo 2016, è arrivata la primavera. Speriamo che il tempo ci dia un po' di tregua e che si sistemi. Allora, stasera una puntata un po' tipo mosaico, diciamo. Ecco, non ci dilungheremo neanche nell'intro, diciamo, di questa puntata. Vi faccio così un piccolo sommario. Avremo uno spazio consuntivo della Passione di Cristo, rappresentata venerdì 18 a Gran Michele dall'Associazione La Meridiana. Sono degli amici dell'Associazione La Meridiana che ci parleranno, col supporto di alcune immagini, come è andata questa rappresentazione alla quarta edizione della Passione di Cristo. Quindi avremo nello spazio del punto di vista, curato dall'avvocato Federico Bizzini, lo stesso per la prima volta si cimenterà ad intervistare in questo spazio che è gestito dallo stesso un autore molto importante che in questi giorni è stato qui a Caltagirone a presentare un libro e a incontrare tante scolaresche, non solo per lo scritto, ma anche per la testimonianza di impegno sociale che quest'autore è impegnato a svolgere. Siccome era stato argomento di trattazione in uno degli interventi dell'avvocato Federico Bizzini, ecco, quale occasione migliore appunto per dare la possibilità e l'opportunità nel contesto dello spazio del punto di vista, l'avvocato Bizzini direttamente che intervista questo autore. Ancora avremo il segretario nazionale dei rapporti con la giustizia, il delegato della segreteria nazionale della CISL, delegato per la giustizia, il dottore Boffo, Eugenio Boffo. Assieme alla segretaria provinciale della funzione pubblica della CISL, Valeria Laiacono. Sarà un argomento quanto mai interessante e importante. Si parlerà di tribunale, di chiusura più o meno e di servizi e disservizi che possono esserci presso i tribunali, in particolare in quello di Caltagirone, i dipendenti dei tribunali, del tribunale di Caltagirone, quali sono le difficoltà a cui vanno incontro e quali sono le azioni messe in atto dal sindacato della CISL, appunto derivante anche da questo autorevole giro ricognitivo da parte del responsabile nazionale della giustizia per la CISL, vedrà e metterà in atto. Prima di iniziare, però, a me stasera mi concedo un lusso per dare risalto in un momento particolare di depressione economica, come quello che si sta vivendo, nel mettere in luce come una giovane della nostra città, una giovanissima 25enne, si fa impresa, si intraprende per aprire un'attività commerciale dedicata all'abbigliamento e agli accessori dal femminile, dai bambini ai più grandi, con accessori particolari, una ricerca di mercato particolare per cercare di rendere unico e personale il nuovo esercizio commerciale, il Zenzero, lo Zenzero o il Zenzero, lo Zenzero forse sì, ecco, che è stato inaugurato domenica sera in via Madonna della Via, lo Zenzero da parte di Roberta Di Stefano. Ecco, ci sono accessori femminili particolari, diciamo che la stessa ha fatto una ricerca di mercato molto oculata per personalizzare. Quindi chi cerca, chi va alla ricerca di un oggetto per il proprio abbigliamento, per il proprio modo di essere, per il proprio modo di vivere, ecco, può certamente andare a cercare allo Zenzero in via Madonna della Via, vicino gli uffici della Telecom, Team Telecom, ecco, il tabaccaio per intenderci, ecco, dove appunto ieri sera, domenica sera, è stato aperto questo nuovo esercizio commerciale. Tanti amici e tanti potenziali clienti hanno affollato il momento inaugurale, il momento dell'apertura, dell'inaugurazione di questo nuovo esercizio commerciale. Ripeto che in un momento di depressione come questo che sta vivendo la nostra città va incoraggiato, va certamente sostenuto e io credo che Roberta Di Stefano ha tutto il nostro apporto e tutto il nostro voler bene per cercare di dargli una mano, 25enne,
che si cimenta in un'azione commerciale in un momento come questo, è tutto da incoraggiare, è tutto un grande in bocca al lupo perché le cose vadano al meglio. Avremo occasione ancora comunque di ritornare sulla merce, ripeto, molto esclusiva e molto particolare che offre il Zenzero in via Madonna della Via a Caltagirone. In bocca al lupo, buon lavoro. Ecco, con questo do la pausa pubblicitaria e cominciamo subito con il primo segmento dei nostri ospiti. Ci vediamo dopo.